nuovo numero di Forbes, alla scoperta di top manager che stanno facendo ripartire l'Italia e ancora a classifiche, strategie, innovazione e stile. Forbes, ora in edicola. È possibile una convergenza tra forme di finanziamento tradizionali e quelle innovative? E che ruolo giocano in questo il fintech e la blockchain? Se ne parla oggi, qui dal Museo della Scienza e della Tecnica di Milano, al Twico Convergence. La prima investor conference italiana che si pone l'obiettivo di creare una piattaforma di incontro e sviluppo tra investitori e imprenditori. Lo scopo è quello di colmare il divario tra idee aziendali, mercato e risorse finanziarie, inquadrando le differenti forme di reperimento di capitali più innovative. Hanno partecipato rappresentanti di spiccole, il Venture Capital, Business Angel e Incubators, oltre che le startup che hanno presentato i loro progetti agli investitori. Al centro dei numerosi panel le tematiche relative all'applicazione del rapporto tra blockchain e PMI, industria, sharing economy e sostenibilità, ma anche criptovalute e nuove forme di finanziamento come le ICO. Abbiamo sentito il parere di alcuni dei protagonisti della giornata di oggi. Siamo con Enrico Petocchi, content partner e sponsor di Twico Convergence. Perché Twice a questa manifestazione? Ma credo che l'idea è che in questi 18 mesi sul mercato delle cosiddette criptovalute è successo tantissimo. Sia il momento in qualche modo di rifissare l'agenda. Il mercato sta effettuando la transizione dal mondo delle ICO, che sono stati il prodotto che hanno trainato la crescita di questo comparto, diciamo negli ultimi 12 mesi. E piano piano si parla sempre di security token, quindi di strumenti che sono a tutti gli effetti assimilabili a prodotti finanziari, e questo sposta tantissimo l'attenzione sulla capacità delle imprese di utilizzare queste nuove forme di finanziamento con una massima versatilità rispetto a quello che è il panorama finanziario classico. In realtà siamo di fronte a una nuova discontinuità, pur in un comparto così giovane, e quindi la prossima ondata sarà l'emissione di security token, quindi di certificati digitali rappresentativi di realtà sostanzialmente aziendali o di sottostanti diciamo legati allo sviluppo dell'impresa, e nasceranno anche i security token exchange. Quindi diciamo c'è un menù molto ricco, un 2019, 2020, 2021 che potrebbe essere pieno di tantissime novità, e questo è un modo per anticipare alcune riflessioni. Direi che ci sono almeno tre buone ragioni per cui sono qua. Vabbè, il primo è che le architetture distribuite, quindi diciamo a me interessa la parte dietro le cryptocurrency, dietro le criptovalute, cioè le infrastrutture di blockchain e le applicazioni che ci si costruiranno sopra, sono una chiara evoluzione tecnologica della rete, cioè molto probabilmente nel giro dei prossimi 30 anni, 20 anni, la rete centralizzata che noi oggi utilizziamo sarà sostituita da architetture di questo tipo che sono molto più congruenti con come funziona una rete come internet, come funziona il digitale oggi, affrontano tematiche come la sicurezza, come il tema della privacy, ma anche il tema della validazione, autenticazione, cioè c'è tutta una serie di grossi problemi che oggi l'infrastruttura di rete, di internet non riesce a superare, che invece le blockchain possono superare. Questa è una prima buona ragione. Una seconda buona ragione è che diciamo è un campo di investimento che a noi interessa, quindi come noi abbiamo un fondo di venture capital, si chiama Barcamper Ventures, che investe in tecnologia digitale, in software, questo è un campo per noi assolutamente congruente con la nostra missione di investimento. Siamo in piena fase di investimento, quindi stiamo anche ricevendo tanti business plan di società ormai da un paio di anni e startup anche in Italia che vogliono fare questo, implementare servizi e applicazioni in questo campo. La terza ragione invece è una ragione diciamo più dell'evoluzione del mio mestiere, cioè oggi qua si parla di un argomento che trovo molto stimolante, che è la convergenza che stiamo vedendo tra il crowdfunding, le ICO e il venture capital. Questi tre modi di finanziare l'innovazione in qualche maniera stanno collassando, stanno convergendo.
questo tipo di convergenza è proprio della finanza per l'innovazione, è proprio un po' il tema della conferenza di oggi, e quindi è il tema forse anche per me più interessante per essere qua. Stanno nascendo molte iniziative in questo mondo qua. Diciamo che il problema in questo momento è che l'Italia non offre un contesto regolatorio consono perché questo si possa sviluppare, per cui la verità è che stanno scappando tutte a Lugano, in Svizzera, a Zug, che ha creato un framework regolatorio molto preciso, che ha un'autorità, la FINRA, molto focalizzata su questo argomento, tant'è che si parla di Crypto Valley. La Svizzera sta diventando uno dei poli centrali al mondo per qualunque startup che voglia fare cripto. Quindi diciamo, da questo punto di vista c'è un'opportunità di mercato che, a mio modo di vedere, il regolatore potrebbe affrontare, come dire, cominciando a far concorrenza col regolatore svizzero, col regolatore maltese che analogamente si sta ponendo rispetto al mercato, per attirare verso l'Italia o per mantenere le startup italiane e creare un contesto che consenta agli investitori di operare con certezze regolatorie. Nel mondo delle tecnologie sicuramente il tema della blockchain sta diventando hype, non solamente nel mondo del fintech ma anche in altri settori. In particolare noi stiamo guardando molto anche il mondo dell'energia. Ci sono dei fantastici team di gente che ha profonde esperienze in termini tecnologici, sulle infrastrutture, laddove la blockchain funziona meglio. Non è ancora chiaro però come muoversi all'interno del nostro paese, ma un po' in tutta l'Europa, diciamo, forse la Svizzera in questo momento sta dando qualche segnale positivo da questo punto di vista, e quindi questi team sono tutti costretti a esportare, quindi andare fuori dall'Italia e portare i loro progetti in altri country. Dovremmo risolvere questo. Non stiamo ragionando sull'hype delle criptovalute, stiamo valutando i team, le tecnologie che si vogliono sviluppare e i mercati di riferimento, sempre. Perché per poter noi siamo un operatore di early stage, quindi proprio nella fase iniziale, dove c'è un prodotto appena nato, magari provato un po' sul mercato, ma quello che conta è il team, la capacità del team e il mercato di riferimento. Qui vale la stessa cosa. Abbiamo costituito Iconium all'inizio di quest'anno e è una startup innovativa, anche se è un SPA innovativa, è dedicata fondamentalmente a investire in progetti blockchain. Nei progetti blockchain si può investire in token, quindi si può investire in ICO, quindi si può investire in uno strumento molto liquido rispetto al venture capital tradizionale. Io vengo da un mondo di startup, sono fatto l'imprenditore digitale per tanto tempo, sono stato anche un investitore in varie startup legato anche a fondi venture capital. Diciamo che la blockchain e i token oggi permettono di rendere l'investimento in progetti estremamente innovativi e rischiosi molto liquido e molto permette di accelerare lo sviluppo di questi progetti. Abbiamo deciso che era necessario fare un veicolo dedicato a questo, con un team dedicato a questo. Progetti da vagliare ogni giorno sono decine. Sono stati quotati 2000 progetti token nel mondo. Cerchiamo progetti in giro per i migliori progetti in giro per il mondo, parliamo con i team, quindi siamo totalmente focalizzati e dedicati a questo nuovo mondo e a meccanismi che sono ovviamente molto diversi dal mondo del tradizionale, dell'investimento, del venture capital tradizionale. Noi pensiamo che sarà una grossissima evoluzione di questo mercato, che finora è stato dominato dai cosiddetti utility token, cioè dei token che servivano per lo sviluppo di un progetto, ma in effetti la tecnologia oggi permette di sostituire le stesse azioni in token, e questi si chiameranno security token. Si creeranno delle borse valori di security token. È stata creata la prima borsa valori dalla New York Stock Exchange dedicato alla negoziazione di token, quindi gli operatori tradizionali stanno entrando in questo mercato. E di fatto tutto, si dice, potrà essere tokenizzato. Potremo vendere token di opere d'arte, token di palazzi, token di aziende, e rendere quindi di conseguenza creare una liquidità immensa sia per gli imprenditori che vogliono lanciare delle iniziative, sia per gli investitori che vogliono magari non essere legati per 10 anni, 15 anni a un progetto. Mentre gli utility token hanno fatto un passo in avanti formidabile, perché non essendo uno strumento finanziario o non essendo considerato uno strumento finanziario fino all'anno scorso, hanno permesso di raggiungere il mondo e di poter essere finanziati a livello globale, i security token hanno delle problematiche legali in più, perché diventano degli strumenti finanziari, quindi normati da ogni singolo paese.
Quindi i tempi saranno molto in funzione anche della politica e ci saranno dei paesi dove è più facile avere accesso a queste opportunità e altri paesi che saranno più restii. Noi per esempio in Italia oggi non è ancora stata fatta una ICO in Italia. Gli imprenditori italiani che volevano fare un ICO sono andati in Svizzera, sono andati a Malta, sono andati a Gibilterra. Quindi i tempi che noi ci diamo a livello mondiale, perché questo diventi un fenomeno mondiale, non sono oltre i 2 anni. Sicuramente in questi 2 anni ci saranno tanti cambiamenti, tante cose da vedere e tanti singhiozzi, diciamo, qualche passo avanti e qualche passo indietro. Noi assolutamente cerchiamo l'applicazione della tecnologia a bisogni del mercato che si stanno sviluppando o che sono già conclamati in alcuni casi. La blockchain è una soluzione tecnologica assolutamente disruptive e innovativa, deve ancora però dimostrare che sulla base di questa tecnologia ci possono essere modelli di business economicamente sostenibili che possono sostenere il ritorno di un investimento che poi è il fine ultimo di quello che noi facciamo con il nostro fondo. Per me la blockchain e tutto ciò che è stato sviluppato sopra è un po' come il TCP/IP ai tempi di internet, quindi non si è investito sul TCP/IP salvo chi non ha fatto proprio come Cisco l'investimento nell'hardware. Si è investito poi nelle applicazioni che grazie al TCP/IP si sono potute sviluppare e che oggi tutti conosciamo. Quindi dalla blockchain noi ci aspettiamo questo, stiamo ovviamente monitorando quel che succede, ma c'è ancora tanta strada da fare. Le applicazioni che utilizzano la blockchain, in alcuni casi stiamo già guardando a delle opportunità di investimento, sono sicuramente un qualche cosa che nei prossimi 5, forse 10 anni e più avranno, diciamo, lasceranno un po' un segno di discontinuità rispetto a internet come l'abbiamo conosciuta fino ad oggi. Una delle prime ICO italiane, come è Guruf, quindi uno dei primi progetti italiani che aspira ad avere un proprio coin, una propria criptovaluta, e abbiamo ritenuto fondamentale essere fra gli espositori e essere presenti a questa iniziativa. Guruf.com esiste già, esiste da 2 anni, e di fatto è l'evoluzione di un magazine digitale che ha inizialmente aperto una sezione social con la possibilità di fare aprire discussioni e confrontarsi fra utenti, e pian piano è diventato un vero social network. Quindi adesso ha tutte le funzioni tipiche del social network, gli utenti possono avere dei contatti, scambiare email, postare le loro opinioni, seguire aziende, seguire esperti e postare articoli. In più è un aggregatore di informazioni finanziarie, è tutto dedicato al mondo della finanza, quindi è verticale sulla finanza. Questi sono 100 Guruf Coin che in qualche modo saranno la misura di base all'interno dell'economia della piattaforma. Il coin a cosa serve? Serve fondamentalmente a ricompensare, un rewarding per gli utenti che contribuiscono alla vita della piattaforma, postando recensioni su prodotti finanziari, rispondendo a domande di altri operatori. Nello stesso modo sarà un modo per in qualche modo ripagare il fatto che editori terzi mettano contenuti a valore aggiunto nella piattaforma. In più sarà anche la moneta di scambio all'interno della piattaforma, quindi l'utente potrà comprare corsi di formazione, book, partecipazioni a segnali di trading, quello che è, usando il Guruf Coin. E dall'altra parte il vero, diciamo, spender sulla piattaforma, le società finanziarie, per promuoversi, per avere visibilità dentro la piattaforma, la dovranno comprare in Guruf Coin. Questo dovrebbe portare a un utilizzo del Guruf Coin molto diffuso e quindi, diciamo, a creare una criptovaluta con una vita propria. E oltretutto la nostra ambizione è mondiale, quindi è di diventare il social network della finanza nel mondo, il che significa che potrebbe diventare un vero portatore di valore, un vero utility token. Guruf vuole proprio democratizzare la finanza, perché vuole portare nel processo di scelta di un investimento, nel processo di acquisto di un prodotto finanziario come un'assicurazione o un mutuo, la componente social. Cioè in qualunque cosa, in particolare nei prodotti di largo consumo, si guarda sempre a vedere su internet quali sono le recensioni, nei ristoranti con TripAdvisor, si sceglie un ristorante perché si è letto un'opinione su internet. Nella finanza questo ancora non succede. Noi vorremmo che succedesse
e grazie a Guruf, cioè l'utente prima di sottoscrivere un prodotto finanziario vada su Guruf a farsi un'idea, a chiedere un parere, a leggere una recensione. Oggi chiunque faccia il nostro mestiere in qualche modo investe in blockchain, intendendo per blockchain una forma di architettura distribuita che ha già dato prova negli anni passati di essere sufficientemente robusta e di avere una serie di vantaggi rispetto ad altre architetture centralizzate più tradizionali. Quindi diciamo che una gran parte delle aziende che viene a proporre oggi delle soluzioni software based, direttamente o indirettamente queste soluzioni sono basate su blockchain, quindi non è necessariamente troppo qualificante dire che investiamo anche nella blockchain. Abbiamo anche però alcune iniziative nel campo della cyber security, per esempio, che si propongono di rendere più tracciate le transazioni di coins, di bitcoins o di ICO che possono essere fatte sul ledger distribuito e quindi sulla blockchain. Questo è un settore sicuramente molto promettente secondo noi. Coins di per sé non qualificano oggi quasi niente, nel senso che ci sono talmente tipi differenti di coins che rendono la definizione dell'oggetto quasi impossibile. Diciamo che se parliamo di security coins, certamente questi sono strumenti che danno diritto a partecipazione all'equity di un'azienda e quindi sono gli strumenti di finanziamento che possono vedersi come alternativi a quelli del crowdfunding o a quelli del private equity o del venture capital stesso, chiaramente senza avere la protezione e la regolamentazione a cui questi altri strumenti devono sottostare. Quindi diciamo che è oggi qualcosa che si sta diffondendo, anche se nella giungla della deregolamentazione che c'è attualmente, chiaramente c'è stato un po' di tutto, compreso delle emissioni di coins che non avevano alcun tipo di sottostante reale e che quindi secondo me sono destinate a fallire in breve tempo. Noi dobbiamo comunque investire in strumenti partecipativi all'equity, che poi questi siano azioni come tradizionalmente definiti o security token. Il giorno in cui security token saranno degli strumenti un pochino più regolamentati e autorizzati, potremmo farlo sicuramente. Non è il caso per ora, anche perché diciamo per ora questo tipo di security token non ovunque è uno strumento considerato accessibile e investibile da parte di soggetti regolamentati come noi stessi siamo. Tokenomics è la scienza economica che si cela dietro al token, ovvero sia, voi avete sentito sicuramente parlare di ICO, l'ICO promette l'acquisto di token per finanziare un'azienda, bene, ma questo token poi cosa fa? Quindi noi aiutiamo l'imprenditore e l'azienda a capire come sviluppare un progetto di token, a creare un token credibile che serva a stare sul mercato e che permetta di raccogliere molti più fondi, ovviamente senza creare scam o per esempio possibili truffe. Il futuro non chiede permesso e soprattutto il futuro non è più quello di una volta. Cosa significa questo? Che le cose accadono, per quanto noi cerchiamo di fermarle, se le cose devono accadere, accadono. E l'esempio della blockchain è sotto gli occhi di tutti. Chi avrebbe pensato che si fosse arrivato a questi punti? Io presenterò oggi un video interessantissimo dove passiamo da 0 a 40 miliardi di dollari di raccolta fatta delle ICO, dove tutto questo è avvenuto senza che nessuno quasi lo volesse, ma solo sulla spinta dell'entusiasmo e dell'intraprendenza di molti giovani imprenditori, proprio perché i giovani non pensano, agiscono. E questa è la vera differenza rispetto all'economia tradizionale. Qui siamo davanti a situazioni che accadono perché la gente va avanti, magari a volte senza pensare, ma va avanti. E quindi anche il futuro non è più quello di una volta, perché chi genera il futuro non la pensa più come si pensava una volta. E questo è incredibile e sta generando la rivoluzione a cui tutti noi oggi assistiamo. Ci sono enti di controllo più intelligenti e più veloci e altri un po' più lenti e forse anche un po' più disattenti, come purtroppo nel caso dell'Italia, dove non c'è nessun tipo di attenzione. In altre giurisdizioni, in altri paesi come la Svizzera, come Malta, come Singapore, come l'isola di Man, come anche l'Inghilterra,
Inghilterra c'è molta attenzione, perché non è vero che non vanno regolati questi mercati, ma vanno regolati in modo intelligente. L'intelligenza prevede velocità, chi dorme purtroppo non conclude e comunque il mercato va avanti. E quindi, siccome il mondo è fluido, se in Italia non si possono fare le ICO, non si possono emettere i token, tutti gli imprenditori italiani andranno a Lugano, dove siamo noi, o a Malta, o a Singapore, o in altri posti. Quindi, come dire, non lo puoi fermare la rivoluzione, puoi solo perdere l'occasione. Il portale di Equity Crowdfunding di Lavoro fa proprio il mercato, no? Cioè noi siamo piattaforme che favoriscono la domanda e l'offerta tra investitori e aziende, dove l'investitore può essere di qualsiasi categoria, quindi dall'investitore retail all'investitore professionale e di conseguenza anche i fondi di venture capital, e dove le aziende possono essere di varie tipologie in varie fasi di crescita, dalle startup alle PMI un po' più strutturate, sempre quando raccolgano fino a un limite massimo che è quello di 5 milioni di euro, che in Italia appunto è il limite per la pubblicazione del prospetto. L'ICO è semplicemente un'altra tipologia di raccolta dove il sottostante rappresenta un token che può essere declinato in varie tipologie di strumenti finanziari, potrebbero essere equity token, potrebbero essere bond token, potrebbero essere prestiti, loan token, quindi in realtà il finanziamento di un'azienda può avvenire tramite un token attraverso una piattaforma che è già regolamentata, come quelle di Equity Crowdfunding, fino a un limite di in Europa 8 milioni, in Italia 5, però comunque in una forma regolamentata anche l'ICO può essere trasportata sui portali di Equity Crowdfunding che già fondamentalmente fanno il lavoro di raccolta per aziende che hanno bisogno di finanziarsi. E ad oggi esiste una bozza di normativa europea che dovrebbe consentire a chi ne fa richiesta, quindi ai portali di equity crowdfunding che decidono di farne richiesta, di effettuare, oltre all'equity crowdfunding, raccolte anche in ICO, quindi un'azienda europea e ovviamente anche italiana potrebbe utilizzare un portale di equity crowdfunding europeo o italiano per fare un ICO, senza bisogno di andare a Singapore o a Malta o in regolamentazioni che hanno già normato il fenomeno. Il nostro focus di oggi si chiude qui. L'appuntamento con BFC Events è per il prossimo evento dedicato all'innovazione applicata alla finanza.